abbiamo cambiato nome perché adesso l'Osservatorio di Teramo e l'Osservatorio di Campo Imperatore sono un unico istituto. Prima Campo Imperatore era a metà tra Teramo e Roma, adesso è tutto abruzzese, quindi per, diciamo, dare un po' di lustro anche a quell'osservatorio che è stato cambiato il nome alla struttura. Grazie Claudia per l'introduzione, per avermi invitato qui. Dunque, nel corso del seminario cercherò di spiegarvi perché le stelle di ramo asintotico delle giganti, che sono quello su cui io lavoro principalmente, sono importanti dal punto di vista chimico per quanto riguarda le galassie che le ospitano. Allora, magari sta luce la possiamo spegnere, che dici? Forse conviene. Ok, in questa slide ho riportato un Astronomy Picture of the Day che è uscita sul sito della NASA, in cui sono illustrati i vari contributi ai vari elementi chimici presenti nell'universo dalle diverse sorgenti stellari e non. Allora, a parte, diciamo, la produzione di idrogeno, elio e un pochino di litio avvenuto durante il Big Bang e gli effetti dovuti a raggi cosmici su berillio e boro, potete vedere che tutti gli altri elementi chimici sono riconducibili a una nucleosintesi che è avvenuta in un interno stellare. Sia per quanto riguarda stelle di piccole massa che non esplodono, che saranno il main theme del seminario, sia per quanto riguarda Exploding White Dwarf, in realtà qui si parla delle supernove di tipo 1A, oppure Exploding Massive Stars, supernove di tipo 2 e Neutron Star Mergers. Come vedete, le stelle G Dying Low Mass Stars, che sono le stelle di ramo asintotico, sono importanti perché sintetizzano almeno metà degli elementi più pesanti con una massa atomica maggiore di 90, nonché una grande quantità di carbonio. Vi ricordo che no, la nostra biologia è basata sul carbonio, quindi senza il contributo di queste stelle noi non saremmo qui a discutere di nulla. Sì? Tu magari hai già detto che è arrivato tardi, ma immagini con Stars si basa sull'unico episodio che è successo in agosto, no? Allora, di questo ne parlo durante il seminario. Sì. Allora, ne parlerò durante il seminario. Allora, qui ho riportato la distribuzione degli elementi chimici osservata sulla superficie del Sole e come vedete c'è una chiara distribuzione esponenziale partendo dagli elementi più abbondanti come idrogeno ed elio, con alcuni picchi, il picco più importante è quello del ferro, e altri piccoli picchi che vedete in queste regioni dove già parliamo di elementi chimici molto pesanti, che sono i picchi del processo R e del processo R. Che cosa sono questi picchi? Beh, innanzitutto questa distribuzione è chiaro che non può essere ottenuta tramite equilibrio statistico nucleare, quindi ci vogliono dei meccanismi di non equilibrio in grado di sintetizzare questi elementi. Un altro problema è che gli elementi più pesanti del ferro non possono essere sintetizzati da reazioni nucleari tra particelle cariche dovute alla repulsione coulombiana. Inoltre, il ferro è l'elemento che ha l'energia media per nucleone più alta, quindi ogni processo che parte dal ferro e va verso gli elementi più pesanti dovrebbe essere endoenergetico, non esoenergetico. E quindi chiaramente bisogna bypassare questo problema e l'unico modo per farlo è attraverso le catture neutroniche, cioè a partire da nuclei insieme di ferro, se nell'oggetto stellare voi avete disponibilità di neutroni liberi, allora si possono costruire gli elementi, sintetizzare a mano gli elementi sempre più pesanti. Esistono due principali processi in grado di sintetizzare elementi pesanti e sono il processo di cattura neutronica lento, il processo S, e il processo di cattura neutronica rapido, il processo R. Per quanto riguarda il processo di cattura neutronica lento,
Vedete, questa è la cosiddetta valle di stabilità beta. Cosa significa? Significa che in grigio sono gli isotopi stabili e in blu quelli instabili. Che succede? Avvengono catture neutroniche sugli elementi stabili, dopodiché, quando si arriva su un nucleo instabile, questo ha modo di decadere verso il suo isobaro stabile e così via. Quindi il processo S si muove lungo questa valle di stabilità beta. Per quanto riguarda il processo R, invece, le densità neutroniche sono talmente alte che le catture neutroniche possono avvenire anche su elementi instabili. E che succede? Ci si allontana sempre di più dalla valle di stabilità beta, poi si arrivano a dei punti, diciamo, a delle strutture nucleari estremamente stabili, sono i drip points, e a questo punto non si può andare oltre. Quando finisce la disponibilità di neutroni, questi isotopi decadono verso i loro isobari stabili e si ha un contributo sia a S sia R. Allora, partendo proprio dall'episodio del Neutron Star Mergers GW170-817, questo, a parte tutte le considerazioni per quanto riguarda le missioni di onde gravitazionali e tutto quello che si può dire sulla fisica delle Neutron Star Mergers, ha avuto un'importanza enorme per quanto riguarda il punto di vista chimico, di evoluzione chimica, perché nel follow-up elettromagnetico è stato osservato un rebrightening nella banda infrarossa. Questo è stato interpretato, questo rebrighting, come dovuto all'esistenza nel materiale intorno al neutron star merger che si stava espandendo dinamicamente, alla presenza di isotopi particolarmente pesanti che si pensa siano stati sintetizzati dal processo R. Non sono un esperto del Neutron Star Mergers, però praticamente per spiegare lo spettro elettromagnetico si è ipotizzata la presenza di due componenti, una componente una componente jet e una componente diciamo espulsa dinamicamente, in cui la presenza di materiale pesante ha abbassato notevolmente questo YI. YI praticamente vi dice quanto è neutronizzata la materia, cioè il numero di neutroni rispetto al numero di protoni dei nuclei che vengono prodotti. E si vede, se andiamo a vedere la curva bolometrica teorica di questi fenomeni, si vede che per avere un rebrightening diciamo, tempi tra alcuni giorni, tra 1 o 2 settimane dopo il picco di luminosità, bisogna avere appunto questa presenza di materiali che abbiano un peso atomico A maggiore di 130. Allora, il problema quando si va a parlare di processo R è che le teorie di nucleosintesi, le teorie appunto sono ancora, non dico allo stato embrionale, ma sono molto incerte, nel senso che in base ai parametri fisici che si utilizzano per fare il processo di nucleosintesi, come appunto il numero il YI oppure l'entropia del vostro processo, che praticamente è una stima grossolana della temperatura, si possono avere delle distribuzioni del processo R molto diverse. L'unica cosa che si è più o meno riuscito a capire è che il processo R, per come lo conosciamo, può essere diviso in due componenti, una componente debole e una componente principale, main. Il problema è che capire dove queste componente inizia, e quindi se è a 120, a 130 o a 140, è fondamentale, perché in base a capire quale sito stellare produce cosa, noi possiamo capire quanti di questi processi sono necessari nella nostra galassia per riprodurre la distribuzione osservata degli elementi R.
Questo in passato è stato un problema perché non avendo una possibilità di stimare quantitativamente la quantità di elementi R nella nostra galassia, quello che si è sempre fatto in passato e si fa tuttora adesso è stimare la componente R negli elementi osservati nel Sole sottraendo la componente S, cioè quella prodotta dal processo S. Di conseguenza, per avere una conoscenza dettagliata del processo dell'evoluzione chimica della galassia, è quantomeno necessario avere degli yield per il processo S molto precisi. Questa è un po' la slide riassuntiva di quello che si pensa sia la nucleosintesi per gli elementi pesanti nell'universo. Abbiamo fondamentalmente quattro componenti. Una componente principale del processo R, che adesso si associa quasi senza dubbio alle neutron star mergers, una componente del processo R debole associata all'esplosione delle stelle massicce, sia con campi magnetici sia senza campi magnetici, si parla di magneto hydrodynamical supernova. Dopodiché abbiamo, per quanto riguarda il processo S, due componenti. Una componente debole, che è in grado di sintetizzare gli isotopi con massa atomica minore di 90, che avviene nelle fasi quiescenti delle stelle massicce, e infine la componente principale, che è quella di cui andrò, del processo S, che è quella di cui andrò a parlarvi, che avviene nelle stelle di ramo asintotico delle giganti. Perché le stelle AGB sono importanti? Beh, le stelle AGB sono importanti dal punto di vista osservativo perché sono molto luminose, quindi permettono di tracciare molto bene gli aloni delle strutture a cui appartengono. Emettono gran parte dell'energia nell'infrarosso e quindi hanno un effetto sui colori integrati delle popolazioni a cui appartengono, se parliamo di popolazioni stellari non risolte. Sono traccianti di popolazioni intermedie e infine possono essere utilizzate anche come indicatore di distanza perché sono delle mira, dei pulsatori nella classe mira. Dal punto di vista chimica, come ho già detto, producono molto carbonio e azoto, che è cruciale per la chimica organica, e inoltre appunto producono metà degli elementi più pesanti del ferro. Questo è il diagramma teorico Hertzsprung-Russell di una stella GB, e vedete che queste stelle, questa è la fase di ramo asintotico delle giganti, sono stelle molto fredde, parliamo di temperature superficiali tra i 2 e i 3000 gradi, ma sono estremamente luminose, quindi circa 10.000 volte la luminosità del Sole. Quindi se quella stella è nel sistema che state osservando, è veramente bella luminosa e ben osservabile. La struttura consiste principalmente in un core di carbonio e ossigeno parzialmente degenere, avvolto da una shell dove è ricca di elio e una shell di idrogeno. Il tutto messo praticamente dentro un grande inviluppo freddo ed espanso dove la convezione è molto efficiente. Se andiamo a vedere dal punto di vista proprio, diciamo, temporale, come evolve la struttura durante la fase AGB, abbiamo appunto il core, abbiamo fondamentalmente una shell di idrogeno che fornisce l'energia necessaria per supplire le perdite radiative in superficie, che brucia e avanza in massa per gran parte del tempo, depositando in questa regione le ceneri del CNO, del bruciamento CNO dell'idrogeno, e quindi questa regione è fondamentalmente ricca di C13 e di azoto 14. Dopodiché, mentre invece la shell di elio è principalmente quasi sempre spenta, quando in questa regione ci sono le condizioni da rimuovere la degenerazione in questa regione, la shell di elio si accende, ma si accende in una regione in modo quasi esplosivo, perché praticamente prima in condizione di degenerazione la materia non sentiva la temperatura né la densità della regione. Quindi
questa accensione della 3-alfa avviene in modo semi-esplosivo e per portare via l'eccesso di energia tutta questa regione diventa convettiva, instabile per convezione. Quindi qui abbiamo 3-alfa che produce C12 e tutta una regione convettiva. Quindi tutta questa regione risulta arricchita in carbonio 12. Dopodiché questo provoca l'espansione di queste regioni e se la shell di idrogeno è portata ad una coordinata in raggio abbastanza elevata, la temperatura scende, quindi si spegne e la convezione esterna dell'inviluppo non ha più nulla che gli impedisca di penetrare dentro. Quindi le bolle di convezione penetrano in questa regione che è ricca di C12 e quindi si porta in superficie del C12. Però un'altra cosa molto importante è che se si trova un meccanismo capace di portare un po' di protoni in questa regione, quando questa regione si riscalda nuovamente, l'abbondante C12 questi protoni vengono catturati dal C12 e formano del C13. C13 è molto importante nelle stelle AGB perché è la principale sorgente di neutroni in questi oggetti tramite la reazione C13 alfa N. Poi c'è un secondo episodio marginale che viene dato dal neon 22 alfa N. Quali sono appunto le catene nucleari che portano alla sintesi del C13? È appunto semplicemente una cattura protonica del C12, di protoni su C12. Ora, uno dei problemi principali nella modellistica dell'AGB è riuscire ad avere qui una regione arricchita in C13. Ed è praticamente uno dei due grossi problemi. Il secondo è il Maslow, andrò a descriverli entrambi. Allora, quindi abbiamo necessità qui di portare un po' di protoni, non troppi e non troppo pochi, il numero giusto, tale per cui in questa regione si crei un layer arricchito in C13 che viene chiamato nel gergo la tasca di C13, la carbon floating pocket. Quali sono i processi che sono stati suggeriti nel corso degli anni? E adesso mi limito agli ultimi 10 anni. Abbiamo un approccio balistico, quello che viene chiamato convective boundary mixing, che non è altro che l'unione di due tipi di mixing differenti, cioè Kelvin Helmholtz instability più onde gravity waves, oppure abbiamo i campi magnetici. Questo per quanto riguarda la formazione, dopodiché ovviamente questo materiale, questa regione che avete arricchito in C13 qualcosa farà, oltre a bruciare, bisogna vedere se non esistono altri fenomeni di mixing che modificano le abbondanze di C13 in quella regione. Questo può essere dovuto alla rotazione oppure di nuovo ai campi magnetici. Queste sono, in funzione di coordinate arbitrarie in massa, quelle che sono le abbondanze in scala logaritmica del C13 che sono presenti in letteratura. Allora, partiamo da quelle più antiche, diciamo. Queste sono le simulazioni di Roberto Gallino, che diciamo, negli ultimi 20 anni cosa hanno fatto? Hanno aggiunto a mano la tasca di C13 per vedere quali erano gli effetti sull'evoluzione degli elementi chimici. E cosa facevano? Prendevano questa regione, mettevano C13 piatto e poi aumentavano o diminuivano la sua abbondanza per vederne quali erano gli effetti. Ultimamente questo approccio ha portato ad avere una tasca più larga con una distribuzione di C13 con un C13 meno concentrato. La curva blu rossa è quello che si ottiene ipotizzando un mixing di tipo magnetico e quella blu invece è quella che noi abbiamo ottenuto utilizzando un approccio di tipo ballistico. Allora, che cos'è un approccio di tipo ballistico? Noi, semplicemente voi dovete immaginare, avete il vostro inviluppo convettivo alla cui base ovviamente arrivano dei plumes, delle bolle di convezione con velocità non nulla, statisticamente ce ne saranno, quindi non è pensabile che questo bordo sia netto, nel senso alcune bolle di convezione dovranno necessariamente riuscire a penetrare. Ora il problema è
quanto riescono a penetrare queste bolle di convezione. Allora, se si fa un'assunzione e si assume che la decelerazione sia proporzionale al quadrato della velocità, come avviene a un oggetto con una certa velocità che si deve propagare in un mezzo viscoso, ottenete che questo oggetto deve avere un profilo di velocità che parte da una velocità iniziale e poi ha un profilo esponenziale decrescente. E questo è quello che noi siamo andati a implementare nel codice, questa formula. E quello che abbiamo trovato... perché noi abbiamo introdotto questa formula? L'abbiamo introdotto perché, sensatamente viene è lecito assumere che immaginare che queste bolle abbiano un profilo. Ma c'è anche un altro problema. Quando in codice unidimensionale si simula la convezione, si fa al 99% ricorso a degli approcci semiempirici come quelli della mixing length theory. Allora, nella mixing length si utilizza per la maggiore il criterio di Schwarzschild, che dice che una regione è convettiva se il gradiente radiativo è maggiore del gradiente adiabatico. E qui vedete la formula del gradiente radiativo. Ora, questa formulazione funziona bene nella gran parte delle fasi, tranne per esempio quando si ha la penetrazione però dell'inviluppo durante appunto quella fase di mescolamento che vi ho mostrato prima. Questo perché? Perché in quel caso si ha una regione che è l'inviluppo, che è ricca di idrogeno, che penetra in una regione sottostante che è ricca di elio. Dal punto di vista della microfisica, questo comporta una discontinuità, perché l'idrogeno è molto più opaco dell'elio, e quindi si ha una discontinuità dovuta all'opacità del materiale nella vostra stella. Quindi, quando si va a plottare il vostro gradiente radiativo, vedete che avete chiaramente una discontinuità all'interfaccia tra zona radiativa e zona convettiva. Se noi invece andiamo a implementare il bordo dell'inviluppo convettivo con questo profilo esponenziale, vedete che adesso il profilo del gradiente radiativo è smooth, e mentre questa regione è instabile di fronte a una perturbazione, in questo caso non lo è più, diventa una condizione stabile. Ovviamente introdurre un profilo di velocità qui vi aumenta anche l'efficienza del vostro mixing. Questa è una condizione da cui non potete scappare. Come si fa per verificare se quello che abbiamo messo e che abbiamo calibrato ha senso o meno? Siamo andati a prendere funzione di luminosità delle carbon star galattiche, che praticamente vi dice in funzione qual è il numero di stelle ricche di carbonio, AGB ricca di carbonio nella galassia, in funzione della magnitudine nebulometrica. La curva rossa è quella teorica, la curva blu è stata ottenuta prendendo distanze da Van Leeuwens disponibili, oppure ricorrendo alla relazione periodo luminosità della Wild per quelle che non abbiamo. Ovviamente c'è molto spazio per migliorare questa situazione, soprattutto dal punto di vista osservativo, quando avremo le distanze precise da Gaia, che osserverà un bel numero di MIRAS, di semi-regular variables, e quindi andremo nuovamente a verificare se questa condizione, che adesso sembra buona, sarà ancora verificata oppure no. Allora, questa è la tasca di C13, quello di cui vi parlavo prima, dove vedete che c'è una concentrazione di C13 piuttosto alta, intorno a 10 alla meno 2, su una regione che si estende per circa 10 alla meno 3 masse solari. Quello che otteniamo nei nostri modelli è anche la formazione di una zona ricca di azoto 14, che vedete qui, che è dovuto al fatto che quando avete abbastanza C13, anche il C13 incomincia a catturare protoni e a formare azoto 14. E l'azoto 14 è un veleno per quanto riguarda i neutroni, perché si mangia neutroni che andrebbero a sintetizzare elementi pesanti via attraverso questa reazione. Ok, se siete interessati a qualche numero sugli yield, tutti i nostri modelli sono disponibili online e si possono scaricare in modo anonimo, e insomma
vi piace giocare, sapere cosa producono queste stelle, questo è il link a cui connettersi. Allora, cosa abbiamo fatto poi? Siamo andati a confrontare i nostri modelli con le osservazioni. Qui ho riportato questa quantità che è il rapporto, diciamo, degli elementi appartenenti al secondo picco del processo S, bario, lantanio, neodimio, samario, pesata sulle abbondanze degli elementi appartenenti al primo picco, quindi stronzio, ittrio e zirconio, in funzione della metallicità, quindi 0 è metallicità solare, meno 1 è 10 volte metallicità, 10 volte un decimo della metallicità solare. Allora, che si può concludere da questo grafico? Che i modelli perlomeno sono in accordo con i punti osservativi, però come diceva sempre Roberto, di notte tutte le gatte sono grigie. Quindi potrebbe essere un singolo modello che non è in grado di riprodurre lo spread osservato. Il problema è capire se questo spread è reale oppure no, perché in questo plot io ho riportato differenti tecniche, differenti osservazioni prese da gruppi diversi, con telescopi diversi e così via. Quindi un primo grosso problema è riuscire a capire se questo spread è reale oppure no. Nell'ipotesi che questo spread sia reale, e i nostri modelli chiaramente non riescono a riprodurre né questa parte né questa parte, siamo andati a vedere quali erano ulteriori sorgenti di incertezza nei nostri modelli e abbiamo deciso di implementare il codice aggiungendo la rotazione. Con tutte le approssimazioni del caso, chiaramente un codice unidimensionale idrostatico, ci si mette la rotazione, bisogna essere molto cauti nell'interpretazione dei risultati. Comunque sia, così facendo cosa abbiamo visto? Abbiamo notato che nella regione dove si forma appunto la tasca di C13, che è questa qui, Dashed, in un modello rotante, sono al lavoro due instabilità triggerate dalla rotazione. La prima sono le circolazioni di Eddington Suite e la seconda è la cosiddetta Goldrake-Schubert-Fricke Instability. Senza entrare nei dettagli, qual è l'effetto di queste instabilità triggerate, di questi mixing triggerati dalla rotazione? È quella di crearvi dei profili più smoothed, più, diciamo, più allargati su una regione più ampia, sia del C13 sia dell'N14. Quindi vuol dire che voi prendete un po' di questo azoto e lo mischiate in questa regione. Questo è un effetto perché se voi mescolate azoto in una regione ricca di C13, e vi ricordo che l'azoto è un veleno, le vostre densità neutroniche cambiano e cambiano quindi di conseguenza anche i profili aspettati. Una seconda incertezza è sempre diciamo connessa al fatto che state usando un codice unidimensionale. E quando voi introducete questo profilo di velocità, in teoria questo profilo di velocità con decrescita esponenziale potrebbe andare fino al centro della stella, con efficienza nulla, però ovviamente questo non avrebbe senso. Quindi abbiamo deciso di dargli una massima profondità per cui estendersi. E questa era, diciamo, avevamo settato questa profondità a due altezze scala di pressione, calcolata al bordo dell'inviluppo. Se si va a modificare questa prescrizione e si dice, che ne so, si può propagare fino a che la velocità è un fattore x rispetto alla velocità dell'ultimo mesh convettivo, si ottengono risultati diversi. Quando si va a fare il confronto e si mettono, questo è un singolo modello calcolato con diverse ricette fisiche, quello che si vede è che, ok, il singolo modello che prima aveva questo andamento, adesso ricopre abbastanza bene lo spread osservato. E quindi, insomma, eravamo abbastanza soddisfatti del lavoro. Il problema è quando ci spostiamo a basse metallicità, andiamo a osservare stelle arricchite dal processo S nell'alone galattico. A quel punto i modelli stanno tutti qua e qui le osservazioni. E qui sorge un problema grosso perché noi,
neanche piangendo riusciamo ad arrivare in questa regione. Quindi stiamo pensando di implementare il codice con il mixing magnetico, che è, diciamo, l'altra proposta che si trova in letteratura. Allora, questo mixing magnetico è dovuto al fatto che sia presente all'interno della vostra stella una dynamo magnetica. E l'origine risale ai lavori di Parker negli anni 50 e di Spruit. Parker per quanto riguarda la dinamo in una regione convettiva, Spruit per quanto riguarda una regione radiativa, ed è praticamente portano alla formulazione di una teoria secondo cui il cosiddetto galleggiamento magnetico possa creare delle strutture che si possono staccare o quantomeno interessare una regione all'esterno del campo toroidale magnetico che si è venuto a creare nella vostra stella. Esistono varie formulazioni e io non sono esperto, quindi non entro nei dettagli. Quello che però è stato ipotizzato è che proprio questo galleggiamento magnetico possa essere in grado di creare dei tubi magnetici in grado di andare a prendersi i protoni nell'inviluppo e di riportarli giù nella zona radiativa con un'efficienza di mixing sufficientemente elevata. Nel 2014 Nucci e Busso hanno provato a calcolare, a trovare una soluzione delle equazioni della magneto-idrodinamica e hanno verificato che in determinate condizioni, alla base degli inviluppi delle stelle AGB si può trovare una soluzione esatta di queste equazioni. E quindi hanno proposto una formulazione piuttosto semplice della componente radiale del campo magnetico e si sono calcolati quali sono le velocità di questo galleggiamento magnetico. Quali sono le condizioni? Beh, le condizioni sono che il plasma deve avere una distribuzione semplice della densità, cioè la densità deve comportarsi come il raggio elevato a un fattore K, con K minore di meno 1, i termini dissipativi devono essere piccoli e la viscosità cinematica deve essere maggiore della diffusività magnetica, cioè il numero di Prandtl deve essere maggiore di 1. Così facendo, hanno derivato queste formulazioni e hanno ottenuto un match piuttosto buono con misure sperimentali. Mentre nel grafico precedente vi avevo mostrato un confronto con osservazioni spettroscopiche, qui vi mostro un confronto con misurazioni di rapporti isotopici nei grani presolari. Che cosa sono? Sono delle piccole particelle che sono sopravvissute alla formazione del sistema solare, che provenivano da altre stelle, sono state, diciamo, incluse, catturate da piccoli meteoriti che si sono formati durante il sistema solare e poi quando questi meteoriti sono caduti a terra, andando a studiare la composizione di questi meteoriti, si è visto che c'erano delle particelle i cui rapporti isotopici erano chiaramente di origine extrasolare. Non si poteva assolutamente spiegare l'origine di questi piccoli granuli di polvere pensando a processi avvenuti nel sistema solare. E quindi si pensa che questi granuli si siano formati negli inviluppi di stelle AGB già evolute prima della formazione del sistema solare. E qui si vede che i modelli e le misure sono piuttosto in accordo. Allora, quello che noi vorremmo fare adesso, questo però è un modello utilizzato come post-process, cioè si usa l'input di un codice di evoluzione stellare, se ne derivano profili di temperatura, densità, tempi e così via, dopodiché si fa girare un post-process aggiungendo dei mescolamenti di mixing a mano. Quello che vorremmo fare è verificare se questo ha senso farlo e che risultati porta dentro il codice vero e proprio. E questa sarà la tesi di dottorato di Diego Vescovi. Secondo problema,
il Maslow, cioè come queste stelle perdono massa, perché abbiamo detto che queste stelle sono quelle che producono gli elementi, ma questi elementi in qualche modo devono essere ridonati al mezzo interstellare. Allora, la trattazione del Maslow nei modelli stellari è molto rozza. L'unica, diciamo, prova, l'unico metodo che abbiamo ad oggi per mettere una formulazione del Maslow è dalla relazione del Maslow con il periodo delle stelle, col periodo pulsazionale delle stelle AGB, e fittare queste osservazioni, perché in questo modo, tramite il periodo, noi possiamo relazionare il periodo alla temperatura superficiale e alla luminosità della vostra stella, che sono gli unici due parametri che abbiamo. Ovviamente questa è una trattazione molto rozza, perché che succede negli strati esterni di un AGB, cioè negli inviluppi circumstellari? Sicuramente noi sappiamo che queste stelle pulsano, quindi ci sono degli shock che si stanno propagando in queste regioni. Dopodiché sappiamo che esistono delle regioni dove si formano le polveri, perché le temperature sono abbastanza basse, e dobbiamo capire come queste polveri interagiscono con la radiazione e il gas come interagisce con la radiazione, con le polveri stesse. E questo è, diciamo, un po' il riassunto di quello che avviene all'esterno di un AGB. Fino adesso io vi ho parlato di quello che avveniva nell'interno. Qui vedete la propagazione di shock, si formano delle molecole, si formano dei cluster di molecole, quindi molecole complesse, e questi cluster di molecole in teoria sono quelli che daranno poi vita ai primi grani di polvere, e quindi che si pensa siano quelli che sono in grado di catturare il momento della radiazione uscente e portarsi via tutto il gas che sta attorno a loro. Questa è un po' quello che è, diciamo, la teoria ad oggi più accettata. Quindi abbiamo delle regioni nel vostro inviluppo circumstellare in cui passano shock, quindi ci sono proprio delle vere e proprie levitazioni di questi layer, però questi layer a un certo punto vanno a temperatura abbastanza bassa, tale per cui si può formare della polvere, e se questa polvere si forma, a un certo punto questo layer prende parte e se ne va, e quindi si trascina con lui il gas della vostra stella. Questo è il modo in cui si pensa le stelle AGB perdano massa. Quindi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di scriverci un codice, un semplice codice idrodinamico per trattare questi shock e accoppiarlo a un network chimico di non equilibrio. Cosa significa? Vuol dire che noi seguiamo nel dettaglio la chimica dovuta al passaggio dello shock. Quindi si passa da una regione che sta a 100 gradi, passa lo shock, va direttamente a 10.000 gradi, tutte le molecole si dissociano e nella fase di post-shock si riformano, ma si riformano in un modo diverso rispetto a prima. E questo è un po' quello su cui stiamo lavorando. Quali sono le cose che... E questi sono i primi risultati, vedete, mentre nelle regioni più interne, dove la gravità è ancora forte, si hanno queste oscillazioni, a mano che ci si propaga nelle regioni esterne, si possono avere oscillazioni sempre più importanti, e nel caso in cui voi abbiate polvere, si può avere proprio la perdita del materiale. Questo modello non ha polveri, infatti vedete che anche nelle regioni esterne c'è sempre questo andamento regolare. Quali sono le due cose su cui stiamo lavorando? Sono ovviamente come si formano le polveri in questi inviluppi circumstellari, e poi dobbiamo accoppiare in qualche modo la radiazione del campo di radiazione con il materiale presente, ivi presente, quindi devono essere risolte l'equazione del trasferimento radiativo. Allora, la dust nucleation theory è una teoria ben conosciuta e molto utilizzata in letteratura. Il problema però è capire qual è la dimensione minima da cui partire, perché
La Dust Nucleation Theory funziona bene a partire da dimensioni, diciamo, dell'ordine di 2-3 nanometri, però tutto ciò che avviene sotto dipende un po' da come questi cluster di molecole evolvono. Quindi l'idea nostra è di calcolare queste strutture fino alle massime dimensioni ottenute, e lo stiamo facendo. Qui per esempio è un caso per i grani di carburo di silicio, cioè fino a dove si può calcolare teoricamente. Questi calcoli sono fatti con calcoli di density functional theory, e per vedere quali sono le proprietà di questi grani anche dal punto di vista dello spettro che emettono, e poi quando si hanno delle dimensioni abbastanza grandi passare poi a una simplified dust nucleation per creare poi quelli che sono le particelle submicron, micron e poi così via. Per quanto riguarda invece il trasferimento radiativo, anche se diciamo questa è l'equazione del trasferimento radiativo che collega la variazione della radiazione dell'intensità di radiazione in funzione della profondità ottica alla radiazione stessa e alla sorgente funzione, cioè questa sorgente vi dà un'idea di quanto emette e quanto assorbe il vostro materiale. Nella profondità ottica ovviamente compare l'opacità, che è la misura dell'interazione tra materia e radiazione. Questa equazione sembra facile, in realtà di per sé strutturalmente è facile, però diventa molto complessa quando si tratta di accoppiare tutte le frequenze e tutti i possibili angoli di interazione del raggio ottico che sta uscendo dalla vostra stella, e quindi insomma ci porterà via un po' di tempo. Quindi in sintesi vi ho dimostrato che gli yield delle stelle GB sono importanti dal punto di per quanto riguarda l'evoluzione chimica della galassia, e possono essere anche utilizzati per mettere dei paletti a quelli che sono la produzione del processo S nei vari siti proposti. La sorgente principale di neutroni, la C13 alfa N nelle stelle GB, si basa sulla vostra capacità di creare proprio una riserva di C13, e quindi come si forma questa riserva di C13 ancora non è chiaro, però il mixing triggerato dai campi magnetici sembra promettente. Infine il Maslow's, come le stelle AGB perdono massa, e direi che siamo ancora molto lontani dall'averlo riprodotto. Abbiamo probabilmente capito come si deve fare, ma non come si fa in realtà. E quindi stiamo lavorando appunto su questo codice idrodinamico accoppiato a equazione di trasferimento radiativo e alla dust nucleation, per vedere cosa porterà, a che risultati arriveremo. E con questo ho concluso. Quando hai spiegato l'effetto del campo magnetico che avete analizzato, avete mai tenuto in considerazione o almeno analizzato che effetti può avere utilizzando il D? Perché questo è uno D. Allora, premesso che noi ci stiamo arrivando adesso ai campi magnetici, noi non abbiamo mai lavorato sui campi magnetici. Diego ha iniziato da un mesetto la tesi di dottorato con me. E quindi questo chiaramente è un grosso problema, nel senso che passare dal 3D all'1D devi fare un atto di fede a volte. Il problema però è che quello che i calcoli multidimensionali ti possono indicare qual è la via. Dopodiché tu devi trovare il modo furbo di inserirlo in un codice unidimensionale sperando che così sia, ma la stessa rotazione alla fine è un processo che tu ti devi ridurre a fare dell'approssimazione delle medie, perché non hai la struttura necessaria per esempio per calcolare, che ne so, le instabilità di Eddington-Sweet, che sono chiaramente cose dovute
a movimenti di materia dal polo a un equatore, come lo fai a mettere in un modello unidimensionale? Fai delle approssimazioni. E lo stesso sarà per il campo magnetico. Sì, però ci sono dei gruppi, credo, fuori all'estero che lo fanno o che stanno analizzando, quindi per avere almeno un feeling di quello che può cambiare. Sì, sì, sicuramente la fisica solare deve essere, come dire, la guida in questo caso. Bisogna cercare, bisogna mettersi, te l'ho detto, abbiamo appena iniziato, io vi ho fatto vedere perché abbiamo in piano di, bisogna mettersi lì, studiare e capire bene qual è lo stato dell'arte e vedere se quello che è stato proposto da Maurizio, da Buccenusso, è applicabile oppure non è applicabile. Questo è... No, ringraziamo Sergio. È stato un piacere.